un errore la fiducia posta, coerenti nella scelta di votare a favore di questo testo. Si può sempre fare meglio, ma per fare meglio occorre iniziare dal fare e per questo i deputati e la deputata socialista voteranno a favore del provvedimento. Ringrazio il deputato Di Lello. Adesso chiede di intervenire il deputato Planger. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, come minoranze linguistiche noi giudichiamo positivamente questa riforma della legge elettorale che per Trentino, Alto Adige e la Valle d'Aosta garantisce con l'istituzione di collegi uninominali la rappresentanza di diversi gruppi linguistici e la volontà degli elettori sui nostri territori. È una scelta di grande equilibrio. La Corte Costituzionale, intervenendo sulla legge elettorale cosiddetta Mattarellum nel 1994, ha sancito che la tutela delle minoranze linguistiche locali è espressamente compresa tra gli interessi nazionali, come previsto dall'articolo 4 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e che, conseguentemente, ogni legge elettorale nazionale deve prevedere un meccanismo correttivo per le minoranze, se non intende rischiare una pronuncia di illegittimità costituzionale. Il meccanismo correttivo prescritto dalla Corte Costituzionale, che non è un privilegio, ma un obbligo per il legislatore, è stato trovato nella Regione Trentino-Alto Adige con un compromesso assai democratico tra tutte le comunità linguistiche presenti in Alto Adige. Con questa legge elettorale si rispetta in realtà lo spirito del pacchetto, i cosiddetti accordi tra Austria e la Repubblica Italiana, che alla misura 111 richiede di designare i collegi in modo tale da favorire una rappresentanza adeguata dei gruppi linguistici insediati sul nostro territorio. Diversamente, in un eventuale collegio plurinominale della provincia autonoma di Bolzano, con il sistema proporzionale puro, sarebbero stati eletti unicamente i rappresentanti dei gruppi linguistici tedeschi e ladini, lasciando il gruppo linguistico italiano, che rappresenta circa un quarto della popolazione locale, senza un proprio rappresentante, data la grande frantumazione dei partiti italiani. Oltre agli 8 seggi nei collegi uninominali, ne saranno assegnati ulteriori 3 per la lista con il sistema nazionale, 2 dei quali andranno alla lista vincente a livello nazionale, mentre il restante andrà al miglior perdente. Torna però insoddisfacente, dopo il passaggio al Senato, la situazione dei piccoli partiti locali, espressione di minoranze linguistiche, che devono tuttora affrontare la soglia elettorale del 20% su base regionale. Con l'abolizione della possibilità di formare coalizioni, proprio da parte dei piccoli partiti, espressione di minoranze linguistiche con i grandi partiti nazionali, l'accesso delle minoranze linguistiche ai seggi attribuiti con il sistema proporzionale purtroppo non è stato facilitato. Detta soglia è troppo alta e dovrebbe essere abbassata fortemente. Con questo augurio comunico anche a nome dei miei colleghi il voto favorevole su questa proposta di legge. Grazie. La ringrazio. Adesso chiede di intervenire la deputata Mara Mucci. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Al di là dell'infelice epilogo di questa legge tra fiducia e aventini vari, mi concentrerò sul merito. Questa legge infatti poggia su un impianto proporzionale con correttivo maggioritario e sbarramento in ingresso, ma sembra essere sulla scorta del porcellum ripulito dopo la sentenza della Corte. Avete avuto quindi poco coraggio, perché per ottenere un effetto maggioritario potevate adottare il sistema francese uninominale maggioritario a doppio turno. Collegandomi quindi al porcellum, il giudizio di incostituzionalità certificato dalla Corte ritrova in questa legge numerosi nodi potenzialmente risolti. Il porcellum infatti diventa illegittimo per come in concreto è stato disciplinato alla luce di quel contesto che però appare non modificato.
premi di maggioranza e liste interamente bloccate, censurati dalla Corte Costituzionale, che però non ha escluso che possano essere nuovamente utilizzati come elementi di un sistema elettorale. L'obiettivo costituzionalmente legittimo e di rilevanza definito dalla Corte è quello di anche quello di agevolare la formazione di un'adeguata maggioranza parlamentare che garantisca la governabilità, e su questo solco si basa questa legge, ma ribadisco che sarebbe stato più organico e chiaro optare per l'uninominale. La Corte ha lasciato poi lo spiraglio per differenti sistemi di voto bloccato con riferimento all'ipotesi in cui però le circoscrizioni elettorali fossero di dimensioni territorialmente ridotte, ma circoscrizioni da 600.000 elettori non rispondono.